Nella giornata di oggi ho passato la prima fase della prop da 50K che stavo passando insieme ai ragazzi dell'Accademia in live. Nel video di oggi voglio andare a mostrare quali sono stati i passaggi che mi hanno permesso di passarla in poco più di una settimana e tra l'altro in vacanza, perché fino a domenica sono stato in Egitto e in tutto quel periodo ho tradato con un unico metodo con diverse conferme che però vi andrò a spiegare gratuitamente in questo video. Se questi video vi piacciono e ti possono interessare, ma mi raccomando, prendi in considerazione di iscriverti al canale, supportarci con un like e magari commentare su come posso migliorare questi video per portare la qualità sempre più alta. Inoltre ti voglio aggiungere che andiamo a postare ogni giorno contenuti gratuiti sul nostro Discord, quindi se ti interessano contenuti gratuiti di trading e vuoi rimanere aggiornato anche su video, notizie e quant'altro, puoi iscriverti al nostro Discord cliccando il link in descrizione qui sotto. Ora, senza andare a continuare con le chiacchiere, andiamo a vedere le operazioni che ho fatto stamattina. Ho portato anche degli spezzoni, appunto, in live di stamattina mentre le aprivo e vi andrò a spiegare come ho fatto queste operazioni. Ecco, allora, queste sono state le prime tre operazioni che ho fatto su GBPUSD, che tra l'altro in questo periodo è l'unico pair che sto tradando. E questa è l'operazione che ho fatto invece su euro-dollaro, perché ovviamente avendo visto comunque sia, avendo fatto la mia analisi su euro-dollaro, vedevo che il prezzo tendeva a voler andarmi a raggiungere questo minimo. Ok, andiamo a vedere anche perché. E quindi ho deciso di fare anche l'operazione su euro-dollaro. Poi, tra l'altro, ovviamente, se il prezzo mi deve raggiungere una delivery su euro-dollaro, GBPUSD solitamente seguirà. Poi abbiamo visto che è partito molto meglio il long su GBPUSD invece che su euro-dollaro, però non è una cosa che ci interessa, anche perché oggi abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto più del 3%, quindi ottimo così. Allora, andiamo a capire come ho fatto queste operazioni. Vi lascio intanto magari da qualche parte qui lo spezzone del TradingView, dove, no, scusatemi, del MetaTrader, dove vi faccio vedere l'apertura delle operazioni, la chiusura delle operazioni, quindi come gestivo queste operazioni. E andiamo indietro col replay e andiamo a capire bene come potevate prendervi questo tipo di operazione anche voi. Andiamo a cancellare i disegni e poi andiamo a metterci all'inizio della fuoriuscita della sessione asiatica. Ora, come potete vedere, io in questo caso, e lo potete vedere anche bene dal fatto che adesso torniamo, se torno un secondo con i disegni, vi faccio vedere anche le operazioni che ho fatto ultimamente. Non so se me le apre più, vediamo. No, non me le apre più, però vi faccio vedere anche come l'ho ragionato in questo ultimo periodo. In questo ultimo periodo, se andiamo sul 4 ore, possiamo vedere che il prezzo, soprattutto su GBPUSD, andava a sbilanciarmi i massimi della settimana per poi darmi effettivamente un'operazione, fino a raggiungere gli altri minimi o rispettivamente gli altri massimi. Vedete che il prezzo andava da massimi a minimi della settimana. Ok, quindi questa è stata secondo me un mese molto semplice da tradare, perché comunque è stato molto, come dire, prevedibile. Ok, dopodiché qui vediamo che il prezzo andava a sbilanciare sempre gli ultimi inducement per poi darmi la reazione. Andava a sbilanciare sempre gli ultimi inducement per poi darmi la reazione. Vediamo che l'operazione in questo caso che ho fatto su GBPUSD all'inizio della settimana scorsa è stata questa, questo short. Ero in Egitto quando stavo facendo questa operazione. Mi ho mandato anche il video nel gruppo dei risultati su Discord, che è gratuito, il link in descrizione lo trovate se volete andare a vedere magari qualche risultato oppure qualche video di valore gratuito. Ok, quindi io sapevo che il prezzo mi doveva raggiungere una delivery, ok, e secondo me comunque dovrà raggiungere anche questo minimo, ma prima di farlo magari andrà a chiudere un po' di liquidità in questi punti qua sopra. Quindi quello che ho fatto per entrare semplicemente a mercato è stato capire la direzionalità del prezzo e quindi seguire l'order flow del prezzo senza andare a cercarmi un rimbalzo o comunque sia un cambio di trend che non potevo prevedere. Infatti, in questo caso, vedete che io avevo capito che il prezzo doveva andarmi a
prendere gli inducement più in basso per poi continuare rialzista. Ok, vedete che qui mi ha chiuso tutti gli inducement per poi andare rialzista, magari andrà a sbilanciarmi questi punti, ok? E principalmente ho aspettato effettivamente che il prezzo, prima di entrare short, mi andasse a sbilanciare anche una trappola per smart money. Ok, in questo caso io ho aspettato prima di tutto questa, quando il prezzo me l'ha sbilanciata e mi è entrato anche nel mio imbalance, quindi nella mia calamita, ho deciso di fare la mia operazione. Come vedrete adesso dal replay, io quello che ho fatto è stato semplicemente entrare al non subito al tocco dell'imbalance, perché ancora era presto. Sono entrato un po' più tardi, quindi vedete che il prezzo poi mi dà i rispettivi diciamo riteste, ritracciamenti, per poi effettivamente andarmi short. Ora, quello che voglio dirvi con questo video non è come ho fatto fare queste operazioni, però, come avete letto dal titolo, voglio andarvi a spiegare quali sono i metodi più semplici per passare una prop e anche money management per passare una prop nel 2024, che mi hanno aiutato appunto a passare questa prop. Per farlo, appunto, vi ho voluto spiegare queste operazioni perché effettivamente hanno tutto quello che di cui voglio parlare in questo video. Principalmente la cosa che vado a vedere per la maggiore è il mio trend, ok? Quindi il trend che ho su un medio breve termine, soprattutto sull'M5/M15. E quindi qui entriamo in un discorso molto importante, che è un po' come saltare da un time frame all'altro. Vedete che io ho utilizzato il 4 ore per andare a capire nel lungo termine cosa vuol fare il prezzo, quindi 4 ore, poi sono passato al 15 minuti per poi andare a fare l'entrata su 5 minuti e magari gestire l'operazione sul 2 minuti. Come mai sul 2 minuti e non sull'1 minuto? Perché a volte alcune manipolazioni che si vedono sull'1 minuto, sul 2 minuti non si vedono, ok? E quindi, no, più che manipolazioni, induzioni, e quindi preferisco vedere questo 2 minuti perché comunque sia hai una visione un po' più generale, ma assolutamente non cambia più di tanto alla fine. Bene, quindi i tre punti che vi voglio andare a spiegare in questo video sono questi, e li abbiamo già spiegati in altri video, ok? Però probabilmente molti di voi non hanno capito l'importanza di effettivamente questi punti. E il primo punto è daily bias, ok? Quindi la daily bias per me è super importante ed è stata un game changer anche in questo tipo di operazione. Come potete vedere, io qui la daily bias era palesemente short, quindi io quello che volevo vedere qui era uno short. È inutile andare a sperare in un long se poi effettivamente abbiamo una daily bias short. Vedete che qui le candele stanno spingendo molto, quindi io continuo a credere che il prezzo mi dovrebbe arrivare a prendere il minimo del giorno precedente prima di cominciare magari a risalire, e credo che lo faccia il mercoledì. Quindi qui entriamo in un altro discorso importante, ossia i giorni della settimana. Solitamente il martedì, il mercoledì setta un nuovo minimo, un nuovo massimo che poi rispetterà per tutta la settimana corrente. Quindi se il martedì mi dà un minimo, se il mercoledì mi dà un massimo o un minimo, appunto, e io voglio decidere di essere partecipatore di quel trend che si è creato, quindi solitamente vado a scegliere di entrare su massimi o minimi il martedì per poi continuare per tutta la settimana corrente. Questa cosa non è che sia vera sempre, è una cosa che statisticamente può essere vantaggiosa, ecco. Quindi in questo caso questo è un altro punto, però non l'ho messo nei tre punti che effettivamente voglio andare a vedere oggi. Possiamo sempre metterlo nella daily bias, perché comunque c'entra sempre coi giorni. Ok, non è daily bias, però c'entra sempre coi giorni. Qua si è un po' smadonnato questo, vediamo, facciamo daily bias, ok. Il secondo punto che voglio andare a parlarvi oggi è il modo in cui una persona entra a mercato, che molte volte può essere sbagliato per diversi versi. Scusate il gioco di parole. In questo caso io, vedete che ho fatto un'operazione un po' schifosa, perché questa qui è assolutamente una reazione, non è un movimento, è un qualcosa di abbastanza brutto, però ho comunque passato la prop e ho comunque portato il 3%. Questo perché quando so che il prezzo mi deve portare una delivery, ok? Quindi quando il prezzo so che mi deve trasportare
e quindi consegnare, deliverare un nuovo minimo o un nuovo massimo, deve prendere una liquidità, allora quello che faccio è seguire ed essere partecipatore di quel trend senza aspettare che succedano cose fuori dalla mia portata, ma cerco effettivamente di essere partecipatore di questo movimento e comincio a fare che cosa? Un'analisi a M2, a M5 per poter fare delle rientri. Quindi, come possiamo vedere qui, il prezzo si comporta esattamente come si comporta su time frame più grandi. Vedete che qui abbiamo un trading range, ok? Abbiamo degli inducement, abbiamo una calamita, il prezzo mi va a sbilanciare tutti gli inducement e la calamita e quindi possiamo aspettarci che ci deliveri un nuovo minimo. Stessa cosa la possiamo vedere qui. Abbiamo un massimo, un minimo, un trading range, inducement e calamita. Il prezzo me lo va a sbilanciare e quindi possiamo aspettarci che il prezzo continui nella direzione prefissata, appunto. E possiamo anche, vi posso far vedere anche questa cosa qua, l'ho fatta vedere in live con gli studenti un po' di tempo fa, però ve la faccio vedere anche a voi. Se io metto il replay possiamo andare a notare questa cosa: il prezzo appena mi crea un trading range, ok, nel momento in cui il prezzo mi crea un trading range, io quello che posso andare a fare è tradare il rientro nel trading range con un take profit abbastanza abbastanza basso. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Qui abbiamo il trading range, ok? Quindi il prezzo ci deve deliverare un nuovo minimo. Io ancora sto fermo, non vado ad operare ancora. In questo caso io non voglio andare a entrare nell'operazione, non so come si andrà a sviluppare lo short, però quello che voglio fare è aspettare che lui mi deliveri un nuovo minimo, ok? Nel momento in cui lui mi delivera un nuovo minimo e mi rientra all'interno del nostro range, bene, allora io posso prendere in considerazione il fatto di rientrare a mercato short. Quando lui mi dà questo tipo di displacement, vedete? Ok, magari lo si vede meglio a M2 forse. Quando lui mi dà questi tipi di candele, mi dà già l'idea che il prezzo voglia andare short. E questa per noi è, diciamo, la nostra previsione per lo short. Adesso mi spiego meglio. Vedete che il prezzo qui rompe il nostro trading range. Ok, abbiamo qui una calamita, abbiamo una calamita. Ok. Quello che possiamo fare è entrare sulla calamita con take profit qua dentro. Ok, quindi magari potete entrare così e fare una cosa del genere. Questa qui già è un'operazione, ok, vincente. Vedete che il prezzo poi dopo mi va a prendere il take profit. Stessa cosa la possiamo fare successivamente quando il prezzo mi crea un altro trading range. Quindi abbiamo la fuoriuscita dal range, ok. Il prezzo mi crea displacement sotto, abbiamo una previsione di quello che potrebbe succedere, appena il prezzo mi rientra all'interno del range io posso andare a fare la mia entrata, ok? Ora non so se qui, ok, qui non rientra ad esempio all'interno del range, ma perché poi cambia struttura, ma la struttura poi la possiamo guardare anche a livello long, ok? Nel senso, la stessa cosa che succede con lo short la possiamo guardare nel long. Andiamo ad esempio a vedere qui, possiamo vedere che il prezzo mi crea un trading range, un range long, sia sopra sia sotto, vi tolgo questo così almeno ci capiamo meglio, sia sopra sia sotto mi crea il mio range long. Nel momento in cui il prezzo mi rientra nel range, allora io posso riandare long. Vedete che qui poi mi rientra nel range e allora io posso andare long, ok? Questo è quanto. Vedete che poi anche il long ha giocato molto bene qua, ok? Bene, questo è per me il secondo punto, quindi come gestire l'operazione senza andare ad impanicarsi troppo. Andiamo a fare magari un'analisi sull'M2, un'analisi sull'M5, un qualcosa che effettivamente può succedere anche sull'M15 o l'M30, ma sappiamo che il mercato è frattale, quindi tutto ciò che succede su M15 può succedere anche su M2, su M1, può succedere anche su H4, quindi è giusto fare un drop down, quindi dei time frame. Però è giusto anche capire che nell'M2, nell'M5, nell'M10, nell'M15, in qualsiasi time frame
possono succedere tutte le cose che succedono negli altri time frame, data la frattalità di mercato. Ovviamente bisogna comportarsi in maniera un po' diversa quando succedono queste cose, nel senso che noi sappiamo che il prezzo su M1, M2 su un time frame più piccoli, non possiamo seguire solo la struttura su M1 e M2, dobbiamo un secondo capire anche quali sono le calamite, quali sono le forze che spostano effettivamente il prezzo a time frame un po' più grandi. Ok, quindi questo è logico. Bene ragazzi, allora per la prima parte del video abbiamo finito, quindi il video sarà diviso in due parti. La terza conferma che ho utilizzato per passare la prop, e quindi la terza conferma che mi ha permesso di passare una prop in poco più di una settimana mentre ero in Egitto a prendere il sole, e su Discord farò un video dove andrò a spiegare semplicemente ai nostri utenti di Discord gratuito qual è la terza conferma che potete utilizzare per passare le vostre prop nel 2024. Io ragazzi per questo video vi saluto, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto effettivamente lasciate un like, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo col prossimo video su Discord.